Siamo in collegamento con il presidente dell'EA, l'ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi. E Grazie a voi. allora, mentre Legambiente boccia la Circumvesuviana come il trasporto peggiore in Italia, una buona notizia arriva perché si riapre il cantiere di Baia. Allora, analizziamo prima il rapporto di Legambiente, un rapporto che fotografa una situazione veramente disastrosa. È proprio così, Presidente? Ma è sempre la stessa situazione che Legambiente fotografa da quando fa queste classifiche. Cioè, quando io sono arrivato in EAV 7 anni fa oramai, c'era questa stessa situazione. Dice, allora non è cambiato niente? È cambiato moltissimo dal mio punto di vista. Perché mentre 7 anni fa avevamo un'azienda che era tecnicamente e finanziariamente fallita, senza investimenti in corso, con tutti i cantieri chiusi, senza assunzioni da 15 anni, quindi una situazione che lasciava presagire la chiusura della Circumvesuviana, come infatti dice il rapporto di Legambiente, leggiamolo bene questo rapporto di Legambiente, che sono state chiuse dal 2000 ad oggi 1561 chilometri di ferrovie in Italia, quindi si chiudono le ferrovie. Noi non abbiamo chiuso la Circumvesuviana, abbiamo invece fatto tutto quello che serve perché la Circumvesuviana torni ad essere una ferrovia efficiente. Cosa serve? Le assunzioni le abbiamo fatte, le gare per i treni le abbiamo fatte, 40 sono in costruzione, altri 60 c'è una nuova gara, quindi rispetto ai 60 treni vecchi di oggi, che hanno 50-60 anni di età e che ogni tanto si fermano per la strada, avremo fra 4 anni, 5 anni, 6 anni, 100 treni nuovi. Il mio compito non è di aggiustare il treno, il mio compito è di programmare gli investimenti, di portarli a casa. Chi verrà dopo di me ne usufruirà di tutti i vantaggi. Nel settore delle infrastrutture, le cose non si fanno da un giorno all'altro, da un mese all'altro e neanche da un anno all'altro. Nel sud Italia, da mezzogiorno in giù, per avere un treno sui binari, lo dice la storia, lo dice la statistica, ci vogliono 10 anni. Noi, una volta superato il fallimento di EAV, nel 2018 abbiamo trovato i soldi per fare la gara. Poi c'è stato il Covid, poi c'è la guerra in Ucraina che porta ritardi, ma i treni stanno in costruzione, arriveranno. Quindi Poi c'è un altro praticamente lei ha tema. detto 10 anni, è alla guida di EVA da 7 anni, per cui tra 3 anni, quindi insomma un tempo relativamente breve considerando l'importanza poi Avremo dell'investimento, la sicuramente molti treni Circumvesuviana nuovi. cambierà volto. Cambierà molto. Oltretutto, che cosa è successo? È successo che i famosi fondi del recovery necessari per riammodernare queste ferrovie antiche, perché la Circumvesuviana è anche la ferrovia più antica d'Italia, concepita 130 anni fa, abbandonata per 30-40 anni. Noi l'abbiamo rimessa, stiamo cercando di rimetterla in piedi, ma una delle cose non sono solo i treni, è anche l'infrastruttura. Il segnalamento ferroviario della Vesuviana risale agli anni 70. Noi oggi abbiamo firmato il 30 dicembre, grazie ai fondi del recovery, che se arrivavano qualche anno prima era meglio, ma ce li hanno dati soltanto nel 2022, un contratto con Alstom, dopo aver fatto una complessa gara, di 292 milioni per rifare ex novo il segnalamento di tutte le linee ferroviarie. Allora, non è che io ho portato come peggiore ferrovia d'Italia la Circumvesuviana. La Circumvesuviana è da sempre, da quando Legambiente fa queste classifiche, la peggiore ferrovia italiana. Lo sarà per sempre? No, perché oggi abbiamo messo in piedi tutto quello che è necessario. Ma Detto poi facciamo anche una cosa, tagliamo un po' il discorso, cerchiamo di dire qualche cosa di nuovo. Questo report di Legambiente dice delle cose molto interessanti. Dice, per esempio, che tra il due, lo, leggo testualmente, che tra il 2009 e il 2023, quindi negli ultimi 15 anni, sì. si registra una diminuzione dei finanziamenti statali alle ferrovie regionali del 17,8%, cioè noi prendiamo oggi il 18% in meno in termini nominali di quello che prendevamo 15 anni fa. Che significa in termini reali? Che noi prendiamo oggi la metà di quello che prendevamo 15 anni fa. Mentre a Milano sono potuti intervenire con i soldi della regione e del comune, che sono ricchi,
Da noi il comune è in dissesto. La regione ha un bilancio che, come sapete, è uscita dal commissariamento, quindi non è che ha queste grandi risorse. Noi parliamo di federalismo, di federalismo, ma già ci sta. Ma ci sta da 20 anni. Perché quando tolgono risorse centrali, gli certo, enti locali, gli enti di prossimità vanno in sofferenza. Il nord recuperano. Allora, certo, il rapporto di pendolari è molto chiaro da questo punto di vista. C'è un problema di divario del mezzogiorno, non è solo la circonvesuviana. Non è un caso che da Roma in giù tutte le aziende del trasporto locale sono o in fallimento o in concordato, stanno tutte inguaiate. L'ATAC, in Sicilia non ne parliamo, in Calabria non ne parliamo. Sicuramente è un problema generalizzato, su questo non v'è dubbio. Tra l'altro poi con l'aumento delle materie prime, con l'aumento dell'energia, con l'aumento del carburante... Tutto aumenta, ma diminuiscono i trasferimenti statali. Esatto, diminuiscono i trasferimenti statali. I due anni di Covid che hanno fatto lavorare, diciamo, le vostre aziende a scartamento ridotto, hanno ridotto ulteriormente gli introiti, quindi è una situazione veramente grave. Andiamo invece alla cosa positiva: si riapre il cantiere a Baia. Cosa significa e che tempi avremo? Allora, innanzitutto, appunto, diciamo questo: noi parliamo della circonvesuviana, ma l'EAB non è la circonvesuviana, l'EAB è anche la circonvesuviana. Allora, le linee su gomma dell'EAB abbiamo praticamente un mezzo su due che è nuovo. L'età media si è ridotta del 50%, i pullman sono passati da 107 anni fa, erano 100, e abbiamo ereditato il fallimento di Airbus prima e poi di CTP, oggi sono 350. Come mai qui abbiamo fatto il miracolo? Perché una cosa è comprare un pullman, una cosa è comprare un treno. Il pullman è uguale per tutte le strade, il treno, ogni ferrovia deve avere il suo treno, si fa su misura, quindi è tutto più complesso. Sulle linee Flegrei, ecco, veniamo a Baia. Sulle linee Flegrei non ci siamo nella peggiore classifica, per fortuna. Perché? Perché funziona abbastanza bene. I treni nuovi sono già arrivati, la Cumana è abbastanza precisa, puntuale, molte stazioni sono state riqualificate. Mancava l'appello, questa di Baia, che è stata gestita non da EAV come contenzioso, ma da un commissario straordinario nominato dal governo. Quando si dice chiamiamo un commissario, ecco, il commissario ci ha messo 10 anni per fare una transazione. Quindi i lavori che erano fermi, ora si sono sbloccati e finalmente l'appalto è arrivato all'EAV. L'EAV entra in scena da 2 mesi, in 2 mesi ha riaperto il cantiere. Ci e quindi arriviamo ai tempi poi, insomma, definitivi. Quanto 18 hai mesi, 18 mesi. Tra 18 mesi, entro la fine del 2024, si riapre la stazione di Baia. E questa è una buona notizia. 5 nuovi treni ibridi che ridurranno i tempi di percorrenza nell'Alto Casertano. E questa è un'altra buona notizia. Sì, perché i treni nuovi sono già arrivati sulla linea Benevento dell'EAV, sulla linea di Piedimonte Matese dell'EAV, sulle linee Flegrei. Non sono ancora arrivati sulla circonvesuviana, dove ne abbiamo più bisogno, per tutta una serie di motivi, perché servivano più soldi e sono arrivati più tardi, perché poi purtroppo è intervenuto il Covid, perché l'azienda che ha vinto la gara, la Stadler, aveva la fabbrica in Bielorussia ed è scoppiata la guerra. Abbiamo un ritardo, c'è stato un contenzioso amministrativo di ben 18 mesi nel quale siamo stati fermi, senza il contenzioso amministrativo. E senza la guerra in Ucraina i treni sarebbero già arrivati. E allora, Presidente, noi la ringraziamo, vediamo con quanta passione lei difende il suo operato ed è assolutamente legittimo, speriamo di vedere veramente in 3 anni una svolta anche per quanto riguarda la circonvesuviana. Naturalmente torneremo a parlare con lei degli ulteriori sviluppi. Grazie e buon lavoro.